Eder. Mech. Pallister. Gentili ascoltatori, buona giornata dal sentitivo Locchio di Civitavecchia. Ci troviamo all'interno della chiesa di Sant'Agostino, davanti appunto in questa nicchia è raffigurata la statua della Beata Vergine che nel 1995 pianse per ben 14 volte, anche nelle mani del vescovo di allora, Sua Eccellenza Monsignor Girolamo Grillo. La chiesa, sono passati quasi 30 anni, non è riuscita ancora a dare una risposta della ragione, del motivo perché questa statua abbia pianto ben 14 volte proprio a Civitavecchia. Ci stanno tanti paesi in guerra, tanti paesi, perché proprio a Civitavecchia? C'è un motivo mariano, che questo motivo, la Chiesa, sono passate 30 anni e ancora non è riuscita a dare una spiegazione, una ragione per cui la Madonnina di Civitavecchia abbia pianto per 14 volte. Ora, tra poco, andiamo anche fuori alla casa di Fabio Gregori, dove è di pochi giorni fa la notizia appunto che sta lacrimando un'altra statua, però questa volta lacrima profumo, trasuda olio profumato. Ora andiamo anche a vedere appunto quest'altra statua e farò un altro video. Personalmente il sensitivo occhi crede solo in se stesso, però non posso restare in silenzio davanti a un fatto del genere, però io vi dico che incomincerò a credere veramente quando la Chiesa dirà il motivo, la ragione per cui questa statua che ho qui davanti ha incominciato a lacrimare nel 1995 per ben 14 volte. Tutto iniziò all'interno di questo giardino nel 1995, quando in un pomeriggio si accorsero che questa statua della Madonnina che abbiamo visto poco fa in chiesa lacrimava sangue. Tutti la storia della Madonnina la conoscono, però è facile dire ora qui dentro, all'interno appunto di questa villetta, c'è un'altra statua che trasuda olio profumato. Certo che è facile dire, divulgare che la Madonnina ha pianto o che la Madonnina trasuda olio profumato. È facile divulgare questa notizia. Un po' più difficile è capire le ragioni per cui la prima statuina lacrimò per ben 14 volte e ora questa statuina trasuda olio profumato. Ecco signori, io a distanza di quasi 30 anni dal fatto del 1995 non sono ancora riuscito a capire, perché non è che di questa faccenda se ne può occupare un sensitivo. Questa è una faccenda mariana che dovrebbe essere spiegata dalla Chiesa, ma non si sa né se è un miracolo e non si capisce ancora a distanza di 30 anni la ragione per cui la statua della Beata Vergine abbia pianto lacrime di sangue. Sicuramente qualche motivo
c'è, è un motivo abbastanza grave, però, ma che nessuno fino a oggi ha avuto il coraggio o le palle da divulgare. Comunque, signori, un motivo per cui la Madonnina di Cieca ha pianto esiste, solo che questo motivo è rimasto celato per 30 anni e io credo che sia arrivato il momento di divulgare anche la ragione per cui la Beata Vergine abbia pianto appunto a Civitavecchia. Di nuovo, amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti da Sensitivo Alocchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.